Il team Honda Racing Supermoto rappresenta Honda Red Moto, che è il nuovo distributore per Honda Off-Road, e abbiamo due piloti sotto la tenda, Fabrizio Bartolini e Cristian Ravaglia. Disputano il campionato mondiale e in questa occasione il campionato italiano qui a Lissone. La nostra squadra partecipa con Honda CRF 450, che derivano dal CRF 450 Cross che noi trasformiamo dentro la nostra sede. Abbiamo sede a Carpi, Modena, dove abbiamo un capannone di 1000 metri e all'interno abbiamo il nostro reparto corse. Sviluppiamo la moto interamente e ci avvaliamo di aziende che ci supportano sia a livello tecnico che a livello anche economico. A livello tecnico lavoriamo con marchi prestigiosi come Marchesini per le ruote, Magura per gli impianti frenanti, Spark per gli scarichi. Le moto, come dicevo, sono curate direttamente da noi e il nostro responsabile motori è Enrico Tomasin di Vicenza, che per l'occasione oggi è venuto qua a verificare con l'acquisizione dati che sia tutto perfettamente funzionante. Utilizziamo tutti i materiali che costruiamo dal nostro know-how, dalla nostra esperienza, come cam, molle, pistoni, valvole, alberi motori, bielle e quant'altro, più tutto lo sviluppo dell'elettronica applicata. Abbiamo una centralina sviluppata apposta per le nostre esigenze, abbiamo qua un sistema anche con il doppio iniettore, tutto viene monitorato da una posizione dati con il GPS, perciò noi in qualsiasi punto della pista sappiamo come andare a intervenire, come la moto reagisce, a quali cambiamenti. Questo è importantissimo oggi con le moto a iniezione, creare e fare uno sviluppo adeguato in modo che riusciamo a tirar fuori veramente il meglio da ogni lato, sia meccanico che elettronico. Noi siamo specializzati nel monocilindrico, lavoriamo principalmente nel motocross, supermoto, tutto nel settore off-road, anche nei quad. Siamo specializzati in questo settore e lavoriamo qui in tutto il mondo, dall'Indonesia, Australia, Russia. In più lavoriamo in Brasile, lavoriamo direttamente con Honda Brasile. Per Honda siamo anche gli organizzatori del trofeo monomarca Supermoto, è 8 anni che lo gestiamo direttamente e questo ci permette sia tramite la nostra esperienza, la nostra tecnologia, di trasmettere alcuni parti speciali ai nostri clienti e poi ovviamente avere sempre gli occhi puntati addosso di questi piloti, che quest'anno abbiamo raggiunto il tetto massimo di 30 iscritti, che guardano con un occhio di rispetto il nostro team e sicuramente cercano spunti per sviluppare le loro moto. Sono prevalentemente amatori, appassionati, pertanto sono i fan della nostra squadra e vengono sempre a chiedere informazioni e a cercare di carpire qualcosa di nuovo da mettere sulle loro moto. Questo ci permette anche di dare un'assistenza nella nostra sede e un servizio maggiore, perché ovviamente molti materiali li testiamo noi, li sviluppiamo noi e solo quando sono veramente affidabili li destiniamo al pubblico e alla nostra clientela Honda. Per noi è molto importante collaborare con le aziende sia di settore che ci supportano economicamente e tecnicamente, ci forniscono il materiale da testare o materiale che hanno sviluppato direttamente nelle loro sedi, materiale speciale solo destinato alle corse, al racing, e ovviamente aziende extra settore che ci supportano economicamente come Nuvelle Silky, Erika e VS Servizi, che ovviamente ci permettono tramite il loro investimento di creare quel budget necessario per disputare sia il mondiale che l'italiano e tutta l'attività sportiva per l'anno in corso. Honda Red Moto ci supportano sia tecnicamente che a livello economico, dandoci la massima disponibilità sia per le moto, parti speciali e un ritorno economico che ci serve per disputare ad altissimi livelli la stagione 2014 in questo caso. Gli obiettivi che ci siamo prefissati quest'anno sono in primis quello di ben rappresentare le aziende che ci supportano e che hanno creduto e che credono in noi da tantissimi anni. Questo è il primo obiettivo, perché purtroppo le corse sono fatte di 1000 aspetti e tra i quali anche un pochino di fortuna, perciò a volte si possono vanificare dei risultati anche solo per la fortuna. Cerchiamo di dare il massimo per il risultato agonistico, ma per rappresentare le nostre aziende al meglio. La mia squadra è fondata dal 1991. Ho avuto diverse esperienze, siamo partiti dall'enduro, siamo passati ai rally, alla Dakar, e dal 2004 mi sono
per richiesta di Honda mi sono focalizzato sul Supermotard, una disciplina molto impegnativa, molto costosa, ma che dà anche molte soddisfazioni perché ci permette di vivere la gara in diretta e pertanto noi riusciamo ad avere emozioni che ci trasmettono i piloti, le segnalazioni che ci diamo tra i box e il pilota stesso in tempo reale in diretta. E il mio staff è uno staff di ragazzi tutti appassionati, persone che sicuramente mi sono vicine da tantissimi anni, 6-8 anni, e che addirittura sono anche trasferiti dalle loro città natali che non sono a Modena, sono trasferiti presso la sede del team. Perciò anche a loro è cresciuta anno dopo anno questa passione e questa fedeltà nei miei confronti che ci permette di essere un gruppo unito, anche perché trascorriamo tantissimo tempo alle gare, partiamo a giovedì, torniamo a lunedì, tutti i fine settimana quasi, poi ci mettiamo anche i test, perciò la nostra è prima di tutto una grande famiglia. L'atmosfera deve essere al massimo perché così riusciamo a trasmettere al pilota un'energia positiva e non ci devono essere dei malcontenti che possono creare nervosismo o tensioni che non portano sicuramente a risultati positivi. Quest'anno abbiamo scelto tecnica di utilizzare le sospensioni, diciamo, originali, chiaramente modificate da noi all'interno del team. La particolarità è che questa forza da qui non ha la molla dentro, funziona ad aria, quindi modificando la lunghezza, facendo un trattamento all'ostello per la scorrevolezza e modificando, diciamo, le tarature, siamo riusciti comunque ad ottenere un setup molto 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 buono rispetto anche agli altri scorsi. Con queste nuove soluzioni di sospensioni i piloti sono abbastanza contenti rispetto all'anno scorso, perché comunque la risposta dell'aria è diversa dalla molla. Mi sono proprio informato e ho studiato un pochettino gli effetti dell'aria all'interno della forcella. Andiamo molto più forte nell'off-road e molto molto meglio sull'asfalto. Per adesso questa soluzione tecnica la stiamo adoperando, diciamo, solo nel nostro team, solo per le nostre moto, però a breve la faremo anche per i nostri clienti. Sono uno dei titolari della PZ5 Cobra, un'azienda che si occupa di costruire parti speciali e anche di primo montaggio per l'industria motociclistica, e ci stiamo specializzando in parti speciali per la specialità del Supermotard, che è quella più intrigante per quanto riguarda le trasformazioni dalle moto da cross alle moto per questa specialità. Quest'anno stiamo sviluppando dei nuovi materiali e abbiamo rivoluzionato il sistema frenante che abbiamo usato fino all'anno scorso. È materiale nuovo con le pinze staccabili del nostro doppio disco, e anche per quanto riguarda le piastre e forcella abbiamo un nuovissimo sistema perimetrale che garantisce la massima resistenza alla torsione. Abbiamo anche sviluppato un sistema di controllo del leveraggio posteriore dedicato soprattutto al Supermotard, e lavoriamo in partenariato con le frizioni, con la ditta che costruisce frizioni antisaltellamento Adige. Siamo noi costruttori di tutte le frizioni Adige antisaltellamento e sviluppiamo sui nostri team che noi seguiamo, sviluppiamo le modifiche, gli aggiornamenti e i miglioramenti della frizione antisaltellamento Adige APT5. Ecco, le parti speciali che noi produciamo sono direttamente derivate dalle esigenze dei piloti che noi seguiamo, e a
abbiamo sviluppato in questi anni il sistema frenante doppio disco anteriori, che ha dei vantaggi per quanto riguarda la guidabilità e l'inserimento in curva e la manovrabilità della moto nei cambi di direzione. La piastra che stiamo sviluppando invece ha un sistema di controllo delle torsioni massimo, e il lavoro che stiamo facendo invece sulle frizioni antisaltellamento è quella di affinare l'effetto dell'asservimento in coppia, per cui abbiamo un controllo, oltre all'effetto degli antisaltellamento, anche un controllo in trazione. Abbinato a questo sistema di controllo in trazione della frizione abbiamo un sistema di mozzo posteriore con un parastrappio regolabile che dà la possibilità di avere una sorta di controllo di trazione meccanico, e, diciamo, modificabile ed adattabile a tutti i tipi di percorso. I vantaggi fondamentali sono nell'uscita dallo sterrato e con la possibilità di avere delle aperture del gas anticipate, e anche nel controllo, diciamo, nelle condizioni di poca aderenza, di scarsa aderenza. Personaggi fanno firmare carte dietro due righe coccodrilli.